Ciao ragazzi, allora questo è un video diverso dai soliti argomenti che tratto nel mio canale, anche se non è neanche la prima volta. Vi farò la recensione di un telefono. Il telefono in questione è il Nokia Lumia 630. Prima di parlare di qualsiasi cosa, vi dico come ho avuto questo cellulare. Allora, che per chi mi segue da più tempo magari si ricorda, io a ottobre mi pare, sì, più o meno in quel periodo lì. Avevo già ricevuto tempo fa il Nokia Lumia 625. In che modo? Non l'ho ricevuto in quanto blogger, l'ho ricevuto perché Nokia fa una cosa fighissima che è il programma Switch to Lumia. Praticamente voi andate nella loro pagina Facebook, c'è un'applicazione che si chiama proprio Switch to Lumia, se non ricordo male, sì, e vi iscrivete, mettete i vostri dati, insomma lì c'è proprio un form da compilare. E ai tempi io fui scelta per provare il 625. Io avevo un iPhone 3, o ce l'ho ancora in realtà, anche se mezzo funzionante, diciamo, ormai con gli aggiornamenti praticamente quasi non funziona più perché si blocca sempre il cellulare, se Zoe che bussa. E praticamente niente, l'ho provato per una settimana, solitamente il test dura una settimana, e dopodiché va restituito, si deve fare una recensione su ciao.it, sul blog, e nel mio caso nel blog. Io poi accennai anche in un video. A me questo cellulare è piaciuto talmente tanto che alla fine ho deciso di prenderlo, tramite mia madre con un'offerta TIM, che mi ha aiutato lei, insomma, ho preso questo cellulare. Lo sto usando da novembre praticamente, sì. E mi trovo benissimo, benissimo, benissimo. Purtroppo lo vedrete un po', incidentato qua. Ne ha prese tante di botte, ne ha presa una particolarmente forte. Per fortuna il touch funziona, però devo sostituire adesso il vetro. Quindi io ai tempi ebbi questo qua. Poco tempo fa sono stata ricontattata e mi hanno chiesto se avessi voluto provare la nuova linea con il sistema operativo Windows Phone 8.1. Questo qua ha ancora l'8.0. Ovviamente ben felice di farlo. Poi mi è venuta un'idea, e ho chiesto eventualmente la possibilità di provarlo per più di una settimana, perché una settimana oggettivamente è poca. Dipende, perché per esempio in questo caso io adesso già conoscevo bene o male il telefono, in quel caso era proprio una cosa nuova. Però cosa ho fatto? In questo caso, diciamo, la recensione è a quattro mani, anche se fisicamente le altre due non sono presenti, ma sono state presenti in queste 3 settimane. Insomma, mi hanno concesso di tenerlo 3 settimane, perché ho detto avrei avuto l'aiuto di una persona più competente, quindi che fa l'informatico, e quindi mi ha aiutato anche a capire, a vedere cose che magari io da profana non avrei neanche saputo, cioè non saprei neanche come si chiamano queste cose. Sì, me le posso andare a leggere sui vari blog di telefonia, però in linea di massima così è stata una cosa un po' più fatta meglio. E ho proposto appunto che nel caso avrei fatto così un video per dare anche più visibilità alla cosa, anche perché è un'iniziativa carina, quindi vi potete iscrivere tutti. Allora, inizialmente io sono partita con l'idea sbagliata, nel senso, siccome il mio, sempre da ignorante ovviamente, siccome il mio si chiama 625, questo è il 630, nella mia testa automaticamente ho detto questo è quello successivo a questo. Invece no, in realtà questo è quello base, il modello base della nuova serie di Windows, di Lumia, Nokia Lumia. Allora, diciamo che questo qua è quello di fascia media. Quando è uscito stava sui 220 euro circa, 250, dipende dove l'ho comprato. Mentre questo qua corrisponde al 520, ovvero la versione precedente, cioè la versione prima di questo qua, con delle, ovviamente, con le migliorie del caso. Quindi inizialmente le cose che ho detto, no, ma qua manca il pulsante per la fotocamera, no, ma qui i tasti, i 3 tasti qui sono soft touch, qui invece sono nel display, e quindi c'è questo spazio, diciamo, un po' inutile. In realtà queste sono tutte cose che fanno sì che i costi di questo cellulare siano più contenuti, perché essendo questo appunto di fascia bassa, ha un prezzo di attualmente di 100 30 circa 130-140 euro. Considerate che al momento la differenza di prezzo tra queste e queste è bassa, forse saranno 20-30 euro di differenza, e ovviamente io preferisco questo, ma perché ha più cose, alla quale anche mi sono abituata appunto ad avere, quindi ha sicuramente più cose, quindi la differenza di prezzo attualmente è sicuramente a favore di questo. Però questo ha delle caratteristiche sicuramente
me l'hanno fatto piacere, assolutamente. In particolare una, credo sia più importante, dei pregi, diciamo, di questo telefono, però voglio iniziare, col dirvi i, diciamo, difetti, ma difetti di una persona che usa un 625 e che giustamente trova in uno che è di fascia più bassa. I difetti sono appunto la mancanza di questo pulsante, però in realtà questa cosa, diciamo che perché questo pulsante tenendo l'ho premuto, si attiva la fotocamera e a volte quando uno deve fare una foto così di fretta, è utile. Però in realtà con il sistema operativo 8.1 hanno aggiunto finalmente il centro notifiche, quindi da qua si può accedere subito velocemente alla fotocamera. E dov'è? Vabbè, adesso ho sbagliato. Ah sì, vabbè, qua perché avevo resettato il telefono, quindi devo rifare la configurazione. Comunque si accede abbastanza velocemente alla fotocamera. E anche, diciamo, questa cosa dei pulsanti qua serve appunto per contenere i costi. La fotocamera in entrambe è di 5 megapixel. L'altra cosa che inizialmente ho detto, cavolo, però almeno una fotocamera frontale gliela potevano mettere perché qui appunto non c'è. In effetti, allora qui c'è ed è una VGA, quindi una fotocamera con una risoluzione inferiore a un megapixel. In effetti è abbastanza, diciamo, lascia il tempo che trova. Infatti io praticamente mai faccio delle, a parte che non faccio mai delle selfie di mio, ma proprio raro, qualche motivo in particolare. In questo caso sì, vabbè, almeno c'è, diciamo, quello sì. Per ovviare però a questa cosa c'è un'applicazione carina che si chiama Nokia Glam Me, che non ho capito se funziona solo con il nuovo sistema operativo, perché l'ho scaricata anche qui ma non funziona. Con cosa consiste? Serve per potersi fare delle selfie da sole, quindi praticamente cosa succede? Si mette il cellulare in questa posizione, fa il riconoscimento del volto e scatta la foto. Finché appunto non c'è il volto ovviamente al centro dell'obiettivo, ovviamente non scatta. Ed è una cosa carina. L'altra differenza, ma ripeto perché è sempre un cellulare di fascia bassa, è l'assenza del flash. Però c'è da dire, come mi ha spiegato una persona più competente di me, che l'ISO, mi ha spiegato, è doppia, è maggiore, quindi certo. Al buio proprio non è che potete, però sicuramente compensa un po' la mancanza del flash. In effetti io il flash non è che lo usi tanto, perché per le cose che fotografo di solito io, che possono essere, non so, lo smalto, quei glitter eccetera, il flash altera parecchio, quindi solitamente non lo utilizzo. Una cosa che sicuramente a favore di anzi due cose importantissime a favore di questo cellulare sicuramente sono la cover, che si toglie molto facilmente così, in questo modo, mentre qui adesso c'è la cover, però togliendo la cover bisogna fare un giochetto qui sotto, infilando il dito qui, che puntualmente mi fa rompere le unghie. Quindi per quanto sia una cosa che non è che faccia spesso, perché tutt'al più può servire per estrarre la micro la mini SD, per metterci la musica, cose del genere, in linea di massima, però qua mi piace molto questa cosa che si estrae facilmente. Altra cosa fondamentale, ma se non sbaglio ce l'ha anche il 520 questa cosa, e 625 purtroppo non ce l'ha, una grossa pecca secondo me questa. Io non so se nel 635 l'hanno modificata questa cosa, devo andare a guardare. E la batteria è rimovibile. Questa è una cosa importantissima, perché se avete problemi con la batteria, sicuramente è molto più semplice andarne a comprare una nuova piuttosto che aspettare di far riparare. Sicuramente questa è una cosa a favore di questa. E per quanto riguarda la memoria interna di entrambi è di 8 giga, cioè ovviamente è espandibile con una mini SD. Questa nel 625 è espandibile fino a 64 giga, mentre qua fino a 128. Ah, sta cosa effettivamente, cioè per un cellulare, vabbè, una cosa buona comunque. Poi vediamo che altro vi devo dire. Prezzi fascia, sistema. Il sistema operativo, appunto questo è l'8.0, 8.1, a breve però saranno rilasciati gli aggiornamenti. Probabilmente quando pubblicherò questo video, nel frattempo staranno già rilasciando gli aggiornamenti anche per i vecchi, quindi anche io poi potrò scaricare e aggiornare il sistema operativo 8.1, che ha delle novità che mi piacciono tantissimo, a cominciare dal centro notifiche, quella assolutamente è una figata. Insomma, una cosa prima di. Adesso, questo non mi ricordo se è una differenza del sistema operativo o meno, però
Credo di sì, comunque, per esempio, vi faccio vedere che quanto riguarda l'audio, mentre qui posso semplicemente alzare e abbassare il volume con i tasti volume in questo modo, cioè volume generale di tutto il telefono, qui praticamente si può, guardate, cioè questa, toccando qui si può modificare il volume delle notifiche, dei file multimediali, suonerie, insomma, separatamente. E anche questa è una cosa che mi è piaciuta parecchio. Però ho il dubbio che non mi ricordo se è una cosa del sistema operativo o del cellulare in sé. Una cosa che manca qui, ma di cui sinceramente non faccio anche a meno, è il sensore di luminosità che questo ha. Io in questo momento qua ho impostato la luminosità automatica, cioè si regola in base alle condizioni di luce. Sinceramente, a volte non è che mi faccia impazzire il modo in cui la regola, nel senso che in momenti in cui avrei bisogno di più luminosità, questa è più bassa e quindi non mi piace tanto come si vede il display, però un altro grosso punto a favore di questo nuovo, spero anche del 635, perché nel caso decidessi di passare a che ne so, perché mi si rompe, cose del genere, sicuramente andrei sullo stesso, però quello successivo. E lo schermo, credo si dica così, clear black, quindi il nero, detto in parole povere proprio per farvi capire come posso capirlo io, il nero di questo cellulare qui è più nero, mentre qui è diciamo più grigio, proprio per capirci. Di conseguenza, c'è la schermata di blocco, è più riposante. Io lo usavo molto volentieri questo qua, perché proprio era molto più piacevole da guardare lo schermo. Quindi questo è sicuramente un altro punto a favore di questo. La batteria, allora, qui abbiamo una batteria da 2000 mAh, qui da 1830, quindi leggermente inferiore. In realtà mi spiegava sempre l'informatico che il Windows 8.1 un po' ottimizza il consumo di batteria. C'è da dire che non ho notato grandi differenze, diciamo, tra questo e questo a livello di durata per quello che faccio io, ovvero giocare a quiz duello, whatsappare, insomma, questo utilizzo così, ascoltare musica soprattutto. Poi tra l'altro ho usato questo anche con l'auricolare Bluetooth, cioè il Bluetooth consuma un po' di più, però in linea di massima non ho notato grandi differenze. Un'altra differenza fondamentale che diciamo sarebbe a sfavore di questo, ma fino a un certo punto, è l'audio. Per quanto riguarda l'altoparlante, anche in questo caso ce l'abbiamo dietro, qui è centrale e qua è leggermente laterale. Questo ha un audio molto potente, però sui volumi forti distorce un po'. Quindi, insomma, quello che manca è io sinceramente non è che lo usi come altoparlante, perché di solito ascolto la musica in cuffia, in auricolare, quindi anche quello per me, insomma, non è una cosa che mi crea problemi. Altre cose da dire, tutte le altre cose riguardano fondamentalmente il sistema operativo, e quello appunto poi saranno aggiornamenti che avremo anche chi ha il vecchio Luna 625 e la serie vecchia. Una modifica per esempio molto carina e molto utile è quella del calendario. Allora, ve lo apro, perché con l'8.1 si è aggiunta la funzione settimanale, mentre prima qui c'è soltanto il giorno e il mese, qua c'è anche la visione settimanale, e a me risulta molto utile perché io che ho i turni che cambiano di settimana in settimana, me li scrivo e li guardo, li posso, ho una visione di insieme. A me il calendario piace tantissimo in questo cellulare, lo uso tanto per mettermi, insomma, dei reminder, per ricordarmi delle cose. Quindi assolutamente da questo punto di vista, insomma. Per tutte le altre cose, applicazioni e cose del genere, io sinceramente avevo intenzione di fare un video della serie tipo What's in my iPhone, ma farlo in What's in Windows Phone, perché siccome sono applicazioni che addirittura molta gente che ha il Windows Phone ancora non neanche ne conosce l'esistenza. Per esempio, Quiz Duello è stato rilasciato da pochissimo. Molti dicono, ah, ma non ci sono. Cioè, un sacco di applicazioni non esistono per Windows Phone. Secondo me non è vero. Sì, è vero che non esistono molte applicazioni, ma dipende cosa ci fate con il cellulare. Perché se parliamo di applicazioni di minchiatelle e cose varie, se siete amanti di quelle cose, sì, non ci sono. Però piano piano arriva, insomma. Per quello che ci faccio io, tutte quelle che mi servono, francamente, ci sono. Quindi non. Infatti io nell'iPhone non è che avessi tante applicazioni. Sì, l'App Store è molto più ricco, però io personalmente non le utilizzavo tanto. Mi sono dimenticata di dirvi, vabbè, sinceramente è abbastanza superfluo. La confezione è così, esiste in tre colorazioni, arancio fluo che mi piace tantissimo,
giallo fluo, anche quello bellissimo, e verde fluo, verde acido così. La confezione è molto essenziale perché c'è soltanto il cellulare, il caricabatterie, mentre nel Lumia c'è anche l'L625, c'è anche l'auricolare. A me avevo mandato anche questo, l'Extra Boost, che sarebbe praticamente una specie di power bank, quindi caricabatterie portatile. Non l'ho neanche aperto perché l'avevo già utilizzato la volta precedente. Questo è da 2000 mAh, ma io ho il power bank da 12.000, quindi questo è più piccolino, sicuramente è più tascabile, però appunto quello più grosso, quindi quello mi ricordo che non riusciva comunque a fare una carica completa di questo. Lo caricava per tre quarti circa, non proprio tutto, quando lo provai. Comunque io ringrazio Nokia per questa possibilità, spero di poterne provare altri, magari fatemene provare anche qualcuno un po' più avanzato, magari mi convinco a provare uno di fasciato. E ringrazio appunto Nokia, vi invito, poi vi lascio il link della recensione su ciao.it per quelli che sono interessati diciamo, alla parte più tecnica. Queste sono le cose proprio più essenziali, proprio più importanti che vi posso dire io da utilizzatrice normale di telefonino. Ringrazio anche il mio collaboratore esterno e ci vediamo al prossimo video. Ciao!